deve scendere da Montecitorio, dove noi stiamo ogni giorno, nei comuni, nelle assemblee comunali, nelle fabbriche, nelle scuole, diventare vita, diventare sangue della società nazionale. E c'è l'altro problema oggi, c'è l'altro problema dello Stato nazionale di cui i giovani sentono nel momento attuale, sentono la esiguità davanti ai grandi problemi della convivenza moderna tra i popoli. Si propone a loro oggi un'Europa? D'accordo, bisogna realizzare l'unità economica e politica dell'Europa, ma non ripetere sul piano continentale gli errori del vecchio Stato nazionale, perché altrimenti in questo caso si aggraverebbe, non si risolverebbe il problema. E c'è infine, e termino, egregio e caro Presidente, termino, c'è infine il problema del ruolo che l'Italia e l'Europa devono giocare nel mondo. È affascinante e terribile, direi, pensare che sarà la nostra generazione, saremo noi nei prossimi 20 anni a risolvere della grande scelta, a decidere la grande scelta tra la distruzione o la sopravvivenza. E noi socialisti, educati, esortati dal nostro sorgere a pensarci cittadini d'Italia, d'Europa e dell'intera umanità, non sentiamo discordanza, non sentiamo contrasto fra il sentimento che ci lega alla terra, alla patria nostra, e questa tensione verso i più vasti orizzonti che ci sono imposti. Sentiamo semplicemente che sta per chiudersi la preistoria e sta per aprirsi la storia vera della umanità. Grazie, mi scusi se ho fatto cenno, ma è passato un paio di minuti, ma era molto importante quello che lei diceva. L'onorevole Nicosia. Io stasera mi trovo qui assieme a degli uomini di una stessa generazione, un fatto molto importante, perché è quello che noi stasera discutiamo, è già stato discusso ampiamente da noi alcuni anni fa, negli atri degli Atenei, nelle università, nei dibattiti studenteschi che abbiamo avuto occasione di seguire per tanti anni. Ora, l'esperienza di questa generazione, della nostra generazione, è un'esperienza importante, notevole, perché la nostra generazione è quella che ha visto gli avvenimenti dell'ultima guerra. Un'esperienza pesante che noi portiamo, un'esperienza che ci accomuna. Per cui io stasera, quando ho sentito il collega Ferrarotti confermare il valore sacro della patria, io sono rimasto veramente soddisfatto, contento, perché l'ideale di patria è insito nell'uomo. Assume nel tempo diversi aspetti, assume nel tempo degli aspetti importanti come l'idea nazionale, l'ideale nazionale. L'ideale nazionale e l'ideale di patria sono un'unica cosa, come l'ideale di libertà che è connesso all'ideale nazionale e all'ideale di patria. Come è importante questo ideale sono come l'ideale religioso. Naturalmente la patria, nazione e Stato sono gli elementi essenziali della vita dell'uomo. Direi anche che in questo ultimo periodo, in questi ultimi 40 anni, si cerca di trovare una soluzione a quelli che sono i problemi di singoli stati verso qualcosa di più vasto. Si parla addirittura di una civiltà europea da ricostruire, da riorganizzare. E si può anche pensare a una civiltà euroamericana, euroafricana, per come punto d'incontro delle migliori esperienze della nostra civiltà, perché il valore sacro della patria è confermato da tutti gli stati. E quando si parlava, Ferrarotti accennava così a una polemica tra gli anziani della possibilità del sistema democratico di ostacolare certi sentimenti, io ritengo invece che le vere grandi, autentiche democrazie di tutti i tempi, lui citava il caso dell'antica Grecia, da Roma all'Inghilterra di oggi, alle nazioni di oggi, le grandi democrazie vere, autentiche, hanno sempre dato impulso al sentimento di patria e hanno dato prestigio al sentimento di patria. La citazione che faceva il collega Cattani di Cece mi fa piacere, perché io potrei citare tutta l'esperienza di volontariato che c'è stato in Italia, i volontari di Curtatone e Montanara, i volontari di Garibaldi, tutta l'azione che hanno svolto i giovani italiani fino nella prima e nella seconda guerra mondiale, perché hanno servito la patria, hanno accettato il principio
del questo servizio alla patria, che tra l'altro anche la Costituzione repubblicana sancisce all'articolo 52, perché è un fatto fondamentale nella vita di un popolo. Come il caso anche, perché non citarlo, caro Cattani, sono giovani della nostra generazione, un po' più vecchi, sono stati anche forse sfortunati, come il caso di Biragobbe, dei giovani che hanno combattuto per la patria, perché la patria li ha portati dinanzi a un problema fondamentale, cioè quello, in quel momento, quello di un combattimento. Ora, questo senso della patria, questo sentimento della patria non può essere minimamente offuscato. Ecco perché, secondo me, la gioventù di oggi subisce un doppio colpo. Un colpo interno di una polemica politica, perché sulla pace non si dovrebbe discutere né si dovrebbe far politica. Perché quando si accetta il principio di patria, la resistenza, non il resistenzialismo, la resistenza che si offre al nemico è un fatto imperativo per un cittadino. Così come c'è stata una resistenza al nemico che nel nord si è ritenuto invasore, che era il tedesco, nel meridione ci sono stati degli esempi di resistenza al nemico che in quel momento erano le forze alleate, io per testimonianza diretta posso dire ci sono state delle resistenze notevoli, anche di gruppi di giovani, di borghesi, giovani borghesi intendo dire non militarizzati, che hanno resistito proprio nel 1943. Ma quando si accenna alla possibilità di elementi folcloristici che intervengono per eccitazione dei sentimenti patriottici, io devo precisare che tutti i popoli hanno le loro parate, le loro fanfare, i popoli anglosassoni, le democrazie orientali, chi non ricorda la televisione stessa e le sfilate di Pechino o di Mosca stesso, Piazza Rossa. E in sostanza ogni popolo ha i suoi elementi folcloristici, perché la patria nel senso etimologico della parola significa la terra in cui si nasce, ma la terra non significa, non può avere questo concetto semplice, la patria, la terra in cui si nasce, è un cumulo di costumi, di tradizione, la lingua, e certamente c'è un'enorme differenza, io non voglio offendere la Siberia, ma tra il cacciatore siberiano e il contadino toscano c'è un'enorme differenza per il semplice fatto che la Toscana ha un cumulo di tradizione, di civiltà tale che distinguono il cittadino toscano da quello che può essere il cacciatore siberiano. E il contraccolpo interno di polemica su fatti che sono stati sentiti da alcuni giovani, da alcuni della nostra stessa generazione, sono stati sentiti come fatti di dovere, questa stessa polemica ha sconvolto la coscienza dei giovani, che sono nello stesso tempo alla ricerca, tesi verso qualche cosa di più vasto, cioè di un'associazione che o a livello europeo o a livello ancora più vasto può rappresentare la difesa di certi valori di civiltà che sono fondamentali per il nostro paese. Grazie, così come vedo le ho lasciati il di più, sì, come io, l'onorevole Catania, sì, ha visto? L'onorevole Cossiga. Io ritengo che questo problema, senza dubbio, molto importante perché investe profondamente quello che è l'avvenire della nostra comunità nazionale, il problema dei giovani e la patria, sia un problema che presupponga la formulazione e la risposta a tre domande fondamentali. Anzitutto, che cos'è la patria? È oggi la patria con quei sentimenti che essa suscita tradizionalmente di fedeltà, di dedizione, di lealtà, di sacrificio, di combattimento, è oggi la patria con tutto questo complesso di sentimenti un elemento ancora valido, un valore attuale nella società moderna in cui noi viviamo oppure no? E la terza domanda, che è quella fondamentale, amano i giovani oggi la patria, sentono la patria? E prima ancora direi, sanno i giovani che cosa sia la patria? E ritengono pure no che l'amore di patria sia tuttora qualche cosa di valido, personalmente e socialmente, qualche cosa che sia degno di albergare in una coscienza moderna? Questi credo che siano i tre quesiti fondamentali per avviare la soluzione nel tempo ristretto di questo dibattito del problema. Anzitutto, che cos'è la patria? Questo è un problema molto importante anche perché l'onorevole Nicosia poc'anzi parlava parallelamente di patria, di Stato e di nazione. Ora, io credo che la patria sia un concetto fondamentalmente morale. La patria è
una comunità in cui degli uomini veri, degli uomini concreti, degli uomini che hanno ideali, che hanno bisogni, che hanno sofferenze, una comunità in cui questi uomini sentono di potersi ricollegare al passato, ad un passato però non astratto, ad un passato reale, che significa il proprio padre, il proprio nonno, le sofferenze dei propri padri, dei propri nonni, e di potersi legare anche al futuro, a quello che è il futuro dei propri figli. Sentono cioè come patria una comunità il cui destino comune è veramente il destino di ciascuno di noi, i cui interessi sono gli interessi di ciascuno di coloro che ne fanno parte. Una comunità in cui credono di poter, come in una grande famiglia, direi proiettare i propri interessi e i propri ideali, essendo certi che, per tradizione storica, per comunanza di linguaggio, di sacrificio, questa patria, questa comunità, offrirà veramente una misura concreta di solidarietà a tutti. Ora, una patria così concepita non è uno Stato, non è lo Stato. Lo Stato veramente per l'uomo semplice è qualcosa di lontano, di estraneo. Lo Stato è un fatto politico, un fatto giuridico, molte volte un fatto esterno. Ora con le guerre, con le paci, con i trattati, con tante cose, con tanti strumenti giuridici si possono creare gli Stati, le patrie no. La patria si può creare soltanto con un lento processo, con un lento maturare di una coscienza che attraverso un'opera, un sacrificio comune, crede veramente che una determinata comunità diventi fonte e pegno di comune solidarietà e diventi veramente lo strumento per una vita solidale, per una vita comune. Quindi il fondamento della patria è la coscienza individuale, è la coscienza morale, per cui non vi può essere patria dove non vi è libertà. Vi può essere uno Stato in cui vi siano dei servi, in cui vi siano dei padroni, in cui vi sia una tirannide esterna o una tirannide domestica. La patria no, la patria o è la patria dei liberi o non è la patria. Ora, in questa situazione, se questo è il concetto di patria, veramente la democrazia è il regime che più di qualunque altro ha bisogno dell'amor di patria. Perché la democrazia è il regime che si apre a tutti in modo paritario, in cui tutti i cittadini debbono sentirsi liberi ed uguali. E la democrazia è l'unica che può garantire una patria a tutti, che può garantire una patria a tutti comunque la pensino. Quindi veramente patria e democrazia sono due valori permanenti e collegati. D'altronde tutta la storia del nostro risorgimento, della nostra libertà nazionale lo sta a dimostrare. I nostri patriotti si battevano per l'Italia e per la libertà. Sulle piazze, quelli che erano i giovani di allora, scendevano per chiedere la Costituzione e l'indipendenza. E in fondo intuivano che la patria che si doveva costruire sarebbe stata la patria libera o non sarebbe stata la patria. Quindi la democrazia, per conto mio, ha le carte in regola verso la patria, e una democrazia che volesse ignorare, obliterare questo fondamentale valore della patria, inteso come un valore morale, veramente cesserebbe di essere una cosa viva e una cosa vitale. I giovani sentono la patria in questo modo? Io non posso dare una risposta decisa. Io penso che però i giovani non abbiano questo concetto di patria preciso. E ritengo che la causa di questo sia l'uso e l'abuso che del nome di patria si è fatto. Io credo veramente, senza voler entrare in polemica diretta con l'onorevole Nicosia e con l'onorevole Napolitano, che per il passato e per il presente responsabile di questa adulterazione del concetto di patria sia l'ideologia fascista e l'ideologia comunista. L'ideologia fascista perché mai come durante il fascismo la patria è stata non la patria di tutti, è stata la patria di alcuni. Basta pensare che non tutti coloro i quali avevano combattuto nella guerra mondiale sono stati fascisti, e per essere stati fascisti sono stati considerati fuori dalla patria. Basta pensare alla Chiesa o a Rossetti, che combatté a Bucari e poi dovette andarsene all'estero. E una responsabilità del comunismo sta in un falso concetto di internazionalismo, il quale non ha saputo neanche dare ai giovani una patria,